Siamo all'ultima giornata dell'undicesima edizione del Seiskalt. In questo ultimo incontro abbiamo affrontato insieme ai partecipanti l'analisi delle dinamiche economico-finanziarie di azienda attraverso una metodologia un po' diversa, un'aula che non ha una metodologia frontale, ma attraverso l'utilizzo di un game. Quindi l'aspetto ludico permette di metabolizzare meglio concetti all'apparenza complessi, vedendoli su una logica dinamica, dove i partecipanti hanno potuto confrontarsi con una simulazione d'azienda nel quale loro stessi erano i gestori, capendo e interagendo direttamente su quelli che sono gli aspetti più critici della gestione di azienda, in particolare dal punto di vista finanziario. Sono Federico Petrarulo, mi occupo di progettazione all'interno di UX Man e sono stato un partecipante nell'ultima edizione di Seiskalt. È stata un'esperienza molto formativa per me, essendo che io comunque ho un contatto col cliente e anche perché mi ha dato degli strumenti, dei mezzi che mi permettono di interagire col cliente in una maniera più approfondita e professionale. È stata un'esperienza molto interessante anche perché si è formato un gruppo veramente unito e coeso e quindi oltre agli spunti che arrivavano dai professori e dai docenti, c'erano anche gli spunti che arrivavano dagli altri componenti del gruppo.